Nel futuro dell'economia, quanto contano i dati e la statistica per la crescita delle imprese e del territorio? Lo chiediamo al dottor Tiozzo di Camera di Commercio Veneto Belluno. Sì, allora io penso che dall'esperienza anche che abbiamo noi come Camera di Commercio, ormai le informazioni di tipo statistico che produciamo assieme a tutto il SISTAN nazionale sono di fondamentale importanza, soprattutto per i decisori politici. Noi abbiamo visto questi anni come Camera di Commercio che la capacità di mettere a disposizione queste informazioni è fondamentale per la programmazione economica a tutti i livelli territoriali, a livello nazionale, a livello regionale, ma soprattutto a livello locale. Io penso che i sindaci, le amministrazioni locali, nel decidere come strutturare, come infrastrutturare il territorio, hanno bisogno essenziale delle informazioni economiche. Faccio un esempio e poi chiudo. Il territorio della nostra regione, il Veneto in particolare, noi diciamo sempre le nostre aziende sono bravissime a fare, sono competitive nei prodotti, ma quando i prodotti arrivano ai cancelli diventano non più competitivi. Perché? Perché le infrastrutture di trasporti, la logistica, eccetera, sono infrastrutture purtroppo ancora deboli. Ecco, le informazioni economiche che oggi noi abbiamo, dove sono le aziende, cosa fanno, cosa producono, quando producono, in che maniera producono, dove va la merce, oggi ci sono tutte. Qui noi siamo in grado esattamente di dare le informazioni che servono a chi deve decidere se fare una strada, un viadotto, se programmare degli interventi di tipo infrastrutturale, piazzali, eccetera, di darle senza nessun problema. Una volta erano sensazioni, oggi non sono sensazioni, sono realtà. Per questo la responsabilità della politica di fare le cose è diventata più impellente, grazie anche a questo servizio che oggi la statistica, gli enti nel sistema statistico nazionale danno alle imprese da una parte, ma anche all'economia e a chi deve decidere sugli sviluppi del nostro territorio. Grazie, vorrei fare la stessa domanda anche al dottor Stan Boglis che rappresenta Infocamere ed è tra l'altro un data scientist, quindi chi meglio di lui? Grazie. Sì, io concordo pienamente con la tesi indicata dal collega e porto la mia prospettiva di data scientist, quindi per me ormai diciamo è molto chiaro che il mondo dell'informazione si muove a una velocità impressionante. Sentiamo spesso parlare di termini come big data e essere data driven. Ecco, questo è veramente il momento di essere data driven, soprattutto nel riuscire a raccontare i territori. Il dato amministrativo, ad esempio il dato del registro imprese con i suoi 6 milioni di imprese collegate, è proprio capace di fare questo, di raccontarci l'evoluzione dei territori. Come le imprese si stanno muovendo, quante nascono, quante crescono, in che modo si sviluppano. Ecco, tutto questo sta diventando sempre più facile con i metodi della data visualization, dei modelli predittivi e del mondo dell'analytics più in generale. Quindi ci aspettiamo che questo diventi il nuovo standard, quindi un nuovo standard data driven per riuscire a comprendere i territori.